E siamo in diretta. Ragazzi, benvenuti. Benvenuti alla diretta di questa settimana di Libera le tue parole. Questa diretta oggi la faccio in macchina e dato che non voglio distrarmi, non metto il video. Ho anche la batteria un po' scarica, quindi evito di mettere a repentaglio la batteria pure con il video, con la registrazione del video, perché voglio arrivare alla fine della diretta perché ci sono vari messaggi interessanti di cui parlare quest'oggi. E oltre a darvi il benvenuto alla diretta, approfitto anche per dare il benvenuto alle persone del gruppo. Come ben sapete, c'è un gruppo collegato a questa pagina ed è dedicato a tutte quante quelle persone che vogliono mettersi in gioco ad un livello ancora più alto, che vogliono veramente eliminare la propria balbuzie. Ci sono molte persone che sono semplicemente curiose di comprendere cos'è la balbuzie, se è possibile eliminarla o meno. E poi ci sono varie persone che hanno scelto veramente di mettersi in gioco a un livello ancora più alto. E quindi ragazzi, benvenuti nel gruppo. Sapete che per entrare nel gruppo c'è un questionario, c'è un regolamento, in pratica non è un gruppo dove ci si lamenta e basta, è un gruppo dove ci si mette in gioco fin dal primo momento per far sì che veramente la balbuzie diventi un po' alla volta un lontano ricordo. Quindi ragazzi, veramente benvenuti. E innanzitutto poi volevo fare anche i complimenti alle persone che hanno scelto anche di partecipare alla full immersion. Io ho letto vari questionari, come ben sapete non tutte quante le persone che mi hanno inviato il questionario sono risultate idonee a poter partecipare alla full immersion, purtroppo c'è dovuta stare un po' di selezione, ma serve perché bisogna proprio incominciare a lavorare con le persone che sono più motivate, insomma, che fin da subito vogliono mettersi davvero in gioco. E quindi per le persone che hanno scelto di dedicarsi a questa full immersion, ragazzi, complimenti, saranno dei giorni veramente molto molto belli, ma soprattutto potete sperimentare fin da subito la bellezza di poter parlare fluentemente. Certo, saranno solamente dei giorni iniziali, a differenza dei vari corsi che ci sono sulla balbuzie, non c'è una promessa che questi risultati di questi pochi giorni ovviamente si porteranno a lungo termine senza far niente, ma questi primi risultati che incomincerete a assaporare, insomma, potranno essere portati a lungo termine con un grande lavoro. Ed è per questo che è nato il percorso di Libera le tue parole. È un percorso che è nato proprio per far sì che tutti quanti i risultati che si ottengono vengano portati a lungo termine, perché il vero comunicatore, la persona che veramente ce l'ha fatta per quanto riguarda il problema della balbuzie, è la persona che nel lungo periodo riesce a ottenere un grandissimo risultato. Non certo in pochi giorni, dove per pochi giorni, insomma, ok, si viene seguiti, e poi quando non si è più seguiti è là che si deve fare la vera e propria differenza. Ok, ragazzi? Quindi vi faccio veramente i complimenti. Lo dico sempre, smettere di balbettare non è assolutamente un percorso facile, ma è possibile. È possibile se si è seguiti da persone che ovviamente ce l'hanno fatta e soprattutto se ogni giorno si lavora, se ogni giorno ci si mette in gioco per alzare un poco di più l'asticella dei propri risultati, insomma, perché è un percorso in salita. Quindi ragazzi, complimenti di nuovo. E una cosa che ho letto nei vari questionari, alla domanda sulla componente genetica della balbuzie, alcune persone, e devo dire non poche, mi hanno risposto che secondo loro ci sta una forte componente genetica per quanto riguarda la balbuzie. E questa effettivamente la dice lunga proprio sul livello di conoscenza della balbuzie che c'è in Italia, in quanto ci sono vari studi che hanno cercato di dimostrare che la balbuzie effettivamente ha una forte componente genetica. Infatti moltissime università investono in questo settore di ricerca, insomma. E purtroppo però ovviamente non c'è stata ancora una dimostrazione scientifica chiara che ci possa essere un vero e proprio, cioè una vera e propria componente genetica per quanto riguarda la balbuzie. Infatti, ragazzi, non possiamo assolutamente dire che c'è una componente genetica. E anche in quelle famiglie in cui magari ci sono varie persone che balbettano,
non è detto che vi sia per forza una correlazione. Il punto è che ci sono tantissime persone che balbettano dove all'interno della stessa famiglia non c'è nemmeno una persona che balbetta, nemmeno un lontanissimo parente. E questo proprio a dimostrazione che la balbuzie, più che avere delle vere e proprie componenti genetiche, scusatemi, genetiche, ha una vera e propria componente di abitudine, che significa che nasce come una vera e propria abitudine. Sbagliata? Corretta? Non possiamo dirlo, sì, in pratica è una abitudine sbagliata o corretta. Sicuramente dal punto di vista del piano dei risultati non porta a tantissimi risultati e chi balbetta ovviamente non è contento della propria comunicazione, quindi per quanto riguarda ovviamente i risultati non sono risultati che piacciono, però quello che bisogna dire è che per quanto riguarda la balbuzie, ovviamente, quando si parla di abitudine, dobbiamo dire che è semplicemente una diversa abitudine alla comunicazione. È una diversa abitudine a pensare e questa diversa abitudine di pensiero va poi a riverberarsi in un secondo momento su quella che è la comunicazione, soprattutto del piano verbale. Ok, ragazzi, quindi è normalissimo questo fatto qui. Ed è normalissimo che quindi ovviamente alle persone che soffrono di questa problematica il risultato che si ha non piace. Il punto è che, io lo dico sempre, se anche ci fosse una componente genetica, alla fine, andare a indagare su qual è la componente che fa nascere la balbuzie è veramente poco importante, perché nel momento in cui io vado a comprendere come la balbuzie è nata, ovviamente la balbuzie comunque c'è. E allora la domanda giusta non è tanto comprendere come è nata la balbuzie, ma quali sono i migliori metodi, qual è il miglior metodo, qual è la migliore strategia, quali sono le migliori tecniche per riuscire a risolverla. È una domanda molto più potente, è una domanda che orienta molto di più il nostro focus alla ricerca di quella che è la soluzione e non a scavare ancora più in profondità in quello che è il problema, perché anche se io comprendo qual è stato il mio primo blocco, il giorno specifico, l'evento che l'ha causato, alla fine riesco a fare veramente molto poco. E invece ovviamente riesco a fare molte molte più cose se io comprendo alla fine qual è stato, cioè scusatemi, se io comprendo com'è ovviamente il miglior metodo. Nicola, ciao, Rosalba, ciao. Scusatemi, ma mi sono fermato con la macchina e ci sta una macchina con un signore che sta facendo veramente non so cosa, quindi scusatemi se io ogni tanto mi fermo che devo pure badare alla componente automobilistica. Quindi, non tanto importante qual è la causa, ma molto più importante la domanda: come faccio quindi a smettere di balbettare? Ed è per questo che i vari questionari che ho letto, effettivamente, quando ho letto la parte genetica, mi ha fatto effettivamente riflettere, perché fa comprendere anche il livello della conoscenza della balbuzie che c'è in Italia, che è effettivamente un livello molto basso, ma molto basso non perché le persone sono ignoranti loro, ma perché purtroppo le ricerche anche a livello universitario si basano su queste cose che effettivamente poi portano a pochissimi risultati. E quindi ovviamente sul piano c'è proprio di quella che è la crescita, per quanto riguarda la comunicazione, si può fare veramente molto, ma molto, ma molto poco. Cosa stanno facendo in macchina i due vecchietti Marchioncelli? Rosalba, scusami, ma non ho capito di chi parli, cioè chi sarebbero questi due vecchietti? Al massimo in macchina c'è un vecchietto e questo sono io. E quindi l'altro vecchietto chi sarebbe? Chi sarebbe? Fammi capire un attimo. Ragazzi, anche se la diretta è audio, i messaggi che voi scrivete posso leggerli lo stesso, e quindi scrivete. Io purtroppo ovviamente devo badare più alla strada che a quello che scrivete, però ogni tanto, come si dice a Napoli, appizzo anche l'occhio sullo schermo, quindi scrivetemi anche.
Spero di essere stato chiaro su quanto riguarda il discorso componente genetica, perché fa riflettere molto, perché effettivamente fa comprendere anche il perché moltissimi studi e moltissime applicazioni di questi studi, poi dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista pratico, veramente porta a molto, ma molto poco. Ragazzi, io penso che volevo dirvi questi fatti qua. Ah, e poi per quanto riguarda le risposte ad alcune delle domande che mi sono state fatte sul gruppo, farò una diretta sempre audio, appositamente per le persone del gruppo, perché ci sono varie domande molto tecniche. Apro questa parentesi, per chi non fa parte del gruppo, all'interno del gruppo ovviamente si parla anche molto di esercizi tecnici per incominciare fin da subito a fare la differenza, no, per quanto riguarda la propria comunicazione e soprattutto poi per mettersi fin da subito in gioco. E ci sono stati dei nuovi membri, ci sono stati vari post dove ho suggerito alcune tecniche iniziali molto importanti da mettere fin da subito in pratica, soprattutto per quanto riguarda l'esame di Stato, che ovviamente è una delle prime prove che i ragazzi affrontano. E ovviamente per chi non ha ancora iniziato il percorso e voleva comunque degli strumenti da poter applicare fin da subito, ho dato dei suggerimenti. Quindi per chi è interessato a comprendere quali sono questi suggerimenti, oltre i video tecnici per eliminare i blocchi in partenza, che stanno sempre e solamente all'interno del gruppo, vi consiglio quindi di leggerli, questi consigli, perché sono molto interessanti. E poi ovviamente, a prescindere da chi intende fare o meno il percorso, servono, cioè proprio perché se applicati, fin da subito possono fare una enorme differenza nella nostra comunicazione. Ragazzi, quindi vi ho detto tutto quanto quello che vi volevo dire, come ben sapete, ogni settimana non può mancare una diretta di Libera le tue parole. Noi intanto ci vediamo giovedì prossimo, perché ovviamente farò la diretta al video, e vi auguro uno splendido fine settimana che ormai volge al termine e un bellissimo inizio settimana. Ragazzi, veramente, scegliete di occuparvi voi della vostra comunicazione, ve lo dico sempre, perché o ve ne occupate voi o sarà la balbuzia a occuparsene al posto vostro. E se lo farà lei, non sempre vi potrà piacere, perché tanto può andarvi bene quel giorno che ovviamente riuscite quasi a dire tutto quanto quello che volete. Ma in altri giorni veramente la balbuzie può mettervelo in quel posto e potrà decidere il bello e il cattivo tempo della vostra comunicazione. E non è una vita vissuta appieno questa. C'è un bellissimo video di un ragazzo su YouTube che dice la comunicazione è vita e guardatevelo, cioè è un video molto bello. Ed è vero, la comunicazione è vita, ragazzi. Chi non comunica effettivamente perde gran parte delle possibilità che invece potrebbe vivere. Ragazzi, buona serata. Ciao.